www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. L'acqua non ci ha rammollito è lo slogan che campeggia nello stabilimento Rummo a Benevento, una frase significativa che racchiude la grinta, il coraggio, la determinazione, la capacità, la voglia di non far morire l'eccellenza nata nel 1846, il pastificio Rummo. È la stessa frase che il presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni sceglie come incipit per il suo intervento in occasione della sua visita nei due stabilimenti sanniti per eccellenza, l'Adler di Airola e il Pastificio Rummo a Benevento. Basta con l'idea che si accompagna a qualche lamentazione di troppo, dichiara Gentiloni, perché gli esempi dimostrano che è possibile far muovere le cose. Ci sono condizioni speciali per il Mezzogiorno, c'è un contesto senza precedenti. Quando c'è qualità, capacità di innovazione, coraggio, c'è prospettiva per il Sud. Io devo ringraziare ancora di più il governo per quello che ha fatto nel periodo dell'alluvione tra il 14 e il 15 ottobre, la prefettura, l'area di sviluppo industriale, il presidente Perifano, la protezione civile, i vigili del fuoco, i militari che sono stati tutti a fianco a noi e ci hanno supportato, ci hanno fatto partire velocemente. E devo dare un grande grazie a tutti i lavoratori. Un grande grazie a tutti i lavoratori. Hanno fatto un miracolo. Sì, hanno fatto un miracolo. Perché in 4 mesi hanno fatto ripartire questa azienda. Io gli ho dato un poco di spinta, ma loro sono stati il braccio e anche la mente, hanno fatto questo miracolo. Il popolo italiano c'è stato a fianco, c'è stata una grande solidarietà, il sindacato c'è stato a fianco, c'è stata anche la Susanna Camusso e anche la CGIL provinciale è stata a fianco. C'è stato questo miracolo, l'azienda ce l'ha fatta. E oggi facciamo un prodotto straordinario perché i nostri uomini sono straordinari, le nostre donne sono straordinarie, hanno fatto un grande lavoro, un lavoro impensabile, un'azienda distrutta, nessuno ci credeva, noi ci abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatto, ci ha creduto il governo, ci hanno creduto i militari e la protezione civile. Qual è la riflessione? E vi lascio. La riflessione è una: se noi ce l'abbiamo fatta con un'azienda distrutta e abbiamo fatto un prodotto straordinario che sta crescendo in tutto il mondo, in tutta Italia, e perché la gente si accorda che noi lavoriamo con una grande passione, con grande tenacia, facciamo un prodotto straordinario, la gente se ne è accorta e noi stiamo crescendo e stiamo avendo successo. Abbiamo ancora molti anni da lavorare per arrivare agli obiettivi, ma con l'aiuto di tutti ce la faremo. E quindi se nel sud un'azienda distrutta da un'alluvione ce l'ha fatta, a questo punto tutto il sud ce la può fare e può rinascere e può diventare ancora più forte e competitivo, e ancora di più l'Italia ce la può fare. Grazie Italia, grazie governo. Ma io ringrazio il
il nostro padrone di casa, perché penso che lo slogan che abbiamo alle nostre spalle, lo slogan che il pastificio immagino abbia adottato anche dopo quello che è successo a metà ottobre del 2015, l'acqua non ci ha mai rammollito, mi piace molto, dice molto del coraggio, della determinazione, della capacità di coinvolgere il territorio, i lavoratori che il pastificio ha avuto e che dobbiamo, credo, a chi qui lavora e a Rummo innanzitutto. Quindi grazie non solo per l'ospitalità, ma anche perché il vostro è un esempio per il Sud e per tutto il Paese. Grazie veramente. La presenza qui di tutte le autorità civili, religiose, degli enti locali, territoriali, del governo, è testimonianza di quanto un'esperienza positiva come questa sia indispensabile per il nostro territorio, sia un messaggio per il nostro territorio. Poco prima di venire qui ho visitato un'altra storia di successo qui del territorio di Benevento, della sua provincia, il gruppo Adler ad Airola, e anche lì si vede, naturalmente non c'è nulla di più diverso tra le scocche e la pasta, ma qualcosa che tiene insieme queste esperienze c'è, e c'è la dimostrazione che il nostro saper fare, le nostre capacità di innovazione sono capacità vincenti nella misura in cui si sposano con la capacità imprenditoriale di scommettere, di rischiare, di investire e la disponibilità delle istituzioni del territorio a dare una mano. Qui è stata fatta una operazione straordinaria nel dopo alluvione. Rummo mi ha fatto vedere adesso le fotografie di quel 15 ottobre, delle fotografie terribili, e chi guarda quelle fotografie e poi visita oggi il pastificio si rende conto del miracolo che è stato compiuto con il contributo dell'impresa, dei lavoratori, della protezione civile, dei volontari, dei vigili del fuoco, dell'esercito, di tutti quelli, degli enti locali, tutti quelli che hanno dato una mano. E oggi siamo di nuovo qui a vedere un gioiello della produzione alimentare italiana nel quale tradizione, qualità e innovazione si combinano insieme. Che poi il segreto è quello di riuscire anno dopo anno a riconiugare la qualità italiana, la tradizione italiana, che nella pasta è nota in tutto il mondo, con la capacità di adattarsi, di essere sempre più affidabili, sempre più competitivi nei mercati internazionali, sempre più in grado di offrire qualità. Stare sul mercato con qualità e con innovazione. Si può fare, ce lo dimostrano queste esperienze. E credo che sono esperienze di cui tutti noi dovremmo tenere conto. Nel parlare di queste capacità non posso tacere la mia preoccupazione in queste ore per quello che sta succedendo in tutt'altro scenario con un'azienda importante italiana come l'Alitalia. Anche lì bisognerebbe essere in grado di stare sul mercato, di competere. Devo dire che da parte mia c'è stata delusione nel fatto che l'opportunità che era offerta dall'accordo tra l'azienda e i sindacati non sia stata colta, che chi governa ha come compito quello di dedicarsi alla soluzione dei problemi ma anche di dire la verità, e io su questa questione la verità l'avevo detta prima e la dico anche adesso: non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione dell'Alitalia. Tuttavia non c'è dubbio che il governo
si sente impegnato dalla parte dei cittadini, dalla parte degli utenti, dei contribuenti, e certamente anche impegnato a non disperdere le risorse, gli asset, le risorse di lavoro di questa compagnia, come hanno detto i ministri competenti in queste ore. Ci lavoreremo sapendo tuttavia che purtroppo la decisione che è stata presa in questo referendum rende più difficile accettare una sfida che già si trascinava da circa 15 anni. Bisogna stare sul mercato con qualità e con competitività. E questa è la lezione che io traggo da questa visita, dalla visita che ho fatto prima al gruppo Adler. E soprattutto è importante che questo messaggio arrivi in Campania e nel Mezzogiorno. Basta con l'idea che ogni tanto si accompagna con qualche lamentazione di troppo, che nel Mezzogiorno non sia possibile fare imprese di avanguardia e di qualità, perché gli esempi che abbiamo davanti ci dimostrano che è assolutamente possibile. Certo, ci sono alcune difficoltà in più, ma ci sono anche alcune potenzialità in più. Ci sono qualità nei nostri giovani, nelle nostre maestranze, nei nostri imprenditori, che sono qualità straordinarie. Credo che questo per il governo sia un impegno assoluto. In parte possiamo rispondere anche con la pubblica amministrazione, senz'altro c'è stato finalmente lo sblocco del turnover che può dare una mano, però sappiamo che l'occupazione strategica, quella fondamentale, è quella che è il riflesso di un tessuto produttivo che funziona, che esporta, che produce qualità. È questo il lavoro a cui credo tutti noi aspiriamo per i giovani nel Mezzogiorno. È questo che costruisce davvero il futuro dell'economia del territorio. Oggi io lo voglio dire qui nel pastificio Rummo, che è un esempio positivo, anche se c'è bisogno ancora dell'impegno di tutti noi, perché questa storia di successo che ha portato a produrre qui il 75% di quello che si produceva prima dell'alluvione, nonostante quel disastro, deve continuare, deve svilupparsi ulteriormente con il sostegno di tutti. Ma proprio qui voglio ricordare che oggi ci sono delle condizioni speciali per investire nel Mezzogiorno. C'è un credito d'imposta per il 2017, 2018, 2019 che è finalmente operativo e che io penso rappresenti una grande opportunità. C'è una decontribuzione intanto per il 2017 per l'assunzione di giovani. C'è quindi un contesto senza precedenti e ci sono degli esempi come quello in cui ci troviamo che dimostrano che in questo contesto, con queste condizioni agevolate, si può fare impresa, dare lavoro e avere successo nei mercati internazionali. Ho appena incontrato una persona che fa il controller per Rummo in una grande catena di distribuzione nel Regno Unito. E questa è l'esperienza di successo di un pastificio di qualità che lavora dal 1846. È un caso unico? No, ne abbiamo diversi nel Mezzogiorno. Possiamo, con l'impegno di tutti e certamente con l'impegno della Regione, delle amministrazioni locali che sono qui presenti, moltiplicare questo impegno. Quando c'è qualità, capacità di innovare, coraggio, come nei due esempi che ho potuto visitare oggi, c'è futuro, c'è prospettiva, c'è ottimismo per il lavoro e per il Sud. Quindi grazie e viva il coraggio e la capacità di un'impresa che non si fa rammollire dall'acqua e da nessuno. Grazie.
Oggi Gentiloni nel Sannio per visitare le eccellenze del Sannio, ma anche per essere vicini al Sannio. Sì, assolutamente, siamo assolutamente orgogliosi per la visita del Presidente del Consiglio qui. Già nel novembre il Presidente Gentiloni, allora Ministro degli Esteri, venne a Montesarchio presso un'altra eccellenza, lo stabilimento Mataluni, trattando del tema della internazionalizzazione delle imprese, e quindi queste visite assumono un particolare significato. Noi chiediamo semplicemente di proseguire nel lavoro intrapreso sulle infrastrutture. Stiamo facendo un bel lavoro con il ministro Delrio, del quale abbiamo sempre dato notizie di informazione a voi tutti, informatori e giornalisti, e chiederemo qualche provvedimento sulle calamità naturali e sugli indennizi da corrispondere alle imprese, il cui limite di indennizzo è e deve essere portato ad un livello superiore da quanto attualmente previsto dalla legge, perché vi sono imprese che hanno subito danni di gran lunga superiori a quanto la legge attuale non preveda in termini indennitari. Gentiloni è nel Sannio. È una cosa importante per il Sannio e soprattutto per le sue eccellenze. Adesso siamo partiti da Airola, dove abbiamo visitato, dove il Presidente ha visitato un'azienda che lavora e ha contatti in 22 parti del mondo, praticamente dappertutto, quindi una cosa veramente importante. E adesso qui è il Pacifico Rum, che diciamo, è un po' la targa di Benevento, diciamo, per cui dobbiamo essere veramente orgogliosi di questa visita, che non è solo un fatto formale, non è solo un fatto così di passerella, ma è un'attenzione, è la dimostrazione di una grande attenzione che il governo ha per la nostra città e per la nostra provincia. Quindi veramente stamattina siamo soddisfatti di tutto ciò. Che in realtà ancora non arriva nulla per quanto riguarda il dopo alluvione. Quindi, la regione cosa le dice? Lei ne ha parlato stamattina? Io stamattina, un po' scherzando, un po' così, cioè insomma, che ci incontreremo per valutare questi aspetti, perché insomma mi pare un po' stravagante. Io voglio collaborare con le istituzioni, ma spero che altre istituzioni collaborino con me. Cioè non può essere una filiera istituzionale di un certo tipo di segno. Io sono oggi, come dirò qua, vi anticipo, un frate trappista che vive nella città, e quindi come tale questo frate trappista ascolta, si rende conto e dopodiché partecipa di queste cose, e cosetto anche non a mendicare ma a chiedere con dignità, con grande dignità. Quindi questo è quello che io tento di fare per la mia città e in parte anche per la mia provincia. La convivenza è stata ottima con Gentiloni, lui era ministro delle telecomunicazioni, non ministro della giustizia, quindi è stata segnata da amicizia vera e ci siamo ritrovati in sintonia su tante volte. Sì, esattamente sì. Se si hanno detto Paolo Clemente, io lo chiamerò presidente per ovvie ragioni istituzionali, però Paolo Clemente anche quando siamo stati sopra mi pare una cosa, diciamo, giusta. Io voglio che le istituzioni collaborino tra di loro, perché se le istituzioni collaborano tra di loro, con la crisi che hanno i partiti, vedrete, insomma, io credo che il 2018 sarà come il 1948, e quello che si è verificato in Francia di esserci anche qua. C'è una grande debolezza strutturale dei partiti, non parlano la gente, e c'è una lontananza tra gli dei della politica e la gente comune, e questo spiazza tutto e tutti, e questo è un grave problema per la democrazia italiana. Se non provvedono e se le istituzioni che possono surrogare i partiti non fanno la loro parte, sarà un momento drammatico per la storia politica italiana. Sindaco, un pronostico sulle primarie del Sannio, sulle nuove primarie PD? Non mi interessa le primarie PD, quindi mi paiono abbastanza scontate, come sul piano nazionale. Il problema non è vincere le primarie, come ha visto anche Fiona ha vinto le primarie, che hanno socialisti in Francia ha vinto le primarie, dopodiché sono stati sconfitti. Il rischio è questo anche per il PD se non cambia, diciamo, canovaccio sul piano del rapporto con l'opinione pubblica. C'è una stanchezza generalizzata, la gente è frustrata, in parte rassegnata, ma dopodiché questa rassegnazione si traduce in nausea, disgusto per la politica. Sapete che mi ha detto quando è venuto Galli della Loggia a Benevento a presentare il libro? Come la chiamo? Ministro, senatore, sindaco? Poi un attimo per presentare ha detto sindaco, perché oggi devo dirvi, in virtù della mia esperienza di 40 anni di vita parlamentare, che oggi il sindaco è l'unico a più stretto contatto di gomito e, diciamo, di rapporto umano e politico istituzionale con la gente comune. Il resto è molto molto nell'area sulfuria della politica un po' barocca, che credo vada messo un po' da parte. www.canale58.com, la TV sul web.
notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.